questo progetto corona un sogno che avevamo nel cassetto, di venire incontro anche in un modo concreto, operativo, a chi è nel disagio sociale, a chi fatica a entrare nel mondo del lavoro, soprattutto poi a Ah, io rimanerci. sono uno dei primi a essere qua. Io gli ultimi 6 anni che ho fatto Ferrara qua, prima di venire qui, io l'ho fatti in 7 metri quadrati di cella, 3 detenuti, giusto? E televisore e muro, televisore 6 anni, ed è impazzire. E allora è nata questa idea di una cooperativa sociale. Abbiamo avuto un'opportunità da parte di Caritas Italiana che ci ha finanziato l'avvio. Io sono uscito dalla caccia di Ferrara, mi hanno trovato moribondo per strada, mi hanno ricoverato all'ospedale di Ceccarini a Riccione e lì c'era il primario della rianimazione. Io vedevo questo vecchiettino che camminava su giù intorno al mio letto, dicevo, ma cosa vuole? Abbiamo avuto una grandissima opportunità con la disponibilità da parte dell'Istituto Sostenimento del Clero, di un pezzo di terra. Una volta che mi hanno stupato, che sono riuscito a parlare, si è avvicinato. Mi dice, guarda, io di te conosco tutta la tua storia, ma non di persona, tramite i giornali, ha detto lui. Ti conosco benissimo. Ho detto, vuoi veramente cambiare? Abbiamo soprattutto avuto una grandissima opportunità nella persona di Dario Armando, che ha una competenza straordinaria perché lui fa questo mestiere proprio di sua professione. Questa in primis è comunque un'azienda agricola, poi ha una importantissima finalità sociale, però si regge proprio sul lavoro delle persone che vengono e che producono. È un'azienda che produce, vende e si sostiene con il ricavato dei prodotti della terra. Sto vicino ai detenuti, perché so quello che hanno passato, so cosa vuol dire essere un detenuto e so che è molto difficile se vuoi cambiare, perciò se loro hanno una mano, una spalla dove appoggiarsi, riescono meglio. Cerchiamo di farlo in modo più genuino possibile, facciamo la lotta integrata, non siamo ancora partiti col biologico, però comunque lo facciamo in modo molto naturale, cioè cercando di rispettare il più possibile quelli che sono i ritmi della terra, quello che è proprio una coltivazione molto molto tradizionale. Nino, il nostro presidente, dà tante opportunità. Cioè, tu fai vedere veramente, poi se non ti piace la campagna, ma Nino ti inserisce da qualche altra parte. Però deve essere sicuro di te, perché lui dà una parola. Non ti piace la campagna, ma ti metterà a fare il muratore, a saldare, ti fa fare tanti corsi, capito? Il disagio sociale si esprime attraverso molti modi. Noi qui siamo partiti con l'idea di aiutare in primis i detenuti, che hanno tutti alle loro spalle dei drammi così familiari e sociali, e poi anche altre persone che magari non hanno niente a che fare con la giustizia, ma che faticano a trovare un posto nel mondo del lavoro e nel mondo della comunità. C'è anche quello che veramente può cambiare, che tu te ne accorgi, chiaramente non te ne accorgi subito. Se sbagli una volta, la seconda volta cerca di non sbagliare, lì vedi la persona che veramente vuole cambiare. Invece quello che gli dici, mi porti, non so, i pomodori, tu veramente li taglia, capito? Perché lo deve fare. Il nostro obiettivo è attraverso il rispetto del creato, attraverso un discorso di ecologia, stretta, di aiutare anche a fare chiarezza, pulizia in queste persone. Quindi i due percorsi camminano strettamente connessi. Io voglio fare questo lavoro, non mi piaceva, giuro che non mi piaceva. Io facevo il pavimentista sempre in ginocchio sto, lavori la terra sempre in ginocchio sto, perciò non è che mi è cambiato tanto, capito? Però mi piace perché è una cosa costruttiva. Pianti qualcosa, la vedi crescere, se hai fatto un bel lavoro ti fa dei frutti che merita, se hai fatto un brutto lavoro non ti fa i frutti, capito? I nostri prodotti sono fatti in un modo naturale, ma rispettosi del creato, fanno bene, sono ben coltivati e soprattutto chi si sostiene attraverso il consumo di questi prodotti sappia che sostiene un progetto e fa del bene.